stiamo facendo un percorso con il mister che giustamente appena arrivato abbiamo avuto questa striscia di vittorie. Poi sicuramente c'è stato un adattamento secondo me al lavoro suo, sia fisico, soprattutto fisico, perché è tutto un altro tipo di allenamento rispetto al mister precedente. Quindi magari abbiamo risentito un po' a livello fisico anche. E poi ci sono state delle partite, anche domenica penso che abbiamo fatto una buona partita sotto un certo punto di vista. Abbiamo avuto sempre il possesso noi, la maggior parte del possesso, però purtroppo abbiamo sicuramente ancora dei limiti. E dispiace perché sono partite che devi portare dei punti a casa, soprattutto dopo aver fatto, secondo me, ripeto, una buona partita. Quello, dobbiamo diventare più bravi nell'arrivare lì negli ultimi 25-30 metri ed essere più pericolosi. Ma non parlo solo degli attaccanti ovviamente, parlo di squadra. Quindi dobbiamo migliorare soprattutto in questo e ovviamente, ripeto, stiamo prendendo anche troppi gol, quindi dobbiamo migliorare proprio come squadra in generale. Se vediamo i dati che stiamo prendendo sempre cose sul secondo tempo, come dici tu, ci sono tanti fattori, può essere quello, può essere cala la concentrazione, ma può essere anche è il livello fisico che ti fa calare dopo, con la stanchezza cala la concentrazione. E stiamo cercando con il mister e con tutto lo staff di migliorare queste cose, ovviamente, sia l'attenzione che a livello fisico. Come ho detto prima, tutte le gare ormai sono complicate, tutte le squadre sono attrezzate, con giocatori importanti e non è facile ovviamente, come dici tu, quando le squadre soprattutto più in casa vengono a chiudersi, non è facile ovviamente trovare la soluzione giusta per portare a casa i punti, però in un modo o nell'altro noi, ripeto, giochiamo in casa e dobbiamo soprattutto in casa ottenere quello che vogliamo.